Buonasera, ben ritrovati con noi, come pronunciato, l'onorevole Maurizio Painz, che saluto per la prima volta in questa fascia oraria. Benvenuto. Un telespettatore mi propone questa domanda. L'onorevole Casini ha dichiarato in una trasmissione televisiva: io sono convinto che in politica chi dice di non aver mai sbagliato è un fesso. Lei, onorevole Painz, ha mai preso decisioni politiche sbagliate? Poi ci sono i commenti sottostanti, sono parecchi. Ho sbagliato a partecipare a questa trasmissione di tortura, spero di no. Titti Montoneo, non so perché ve la prendete con me, non ho capito. Davide aggiunge: la tragedia è che siamo poveri lavorando, su questo ha ragione, perché purtroppo il potere d'acquisto delle paghe italiane è davvero basso. C'è un qualcosa di cui lei si è pentito in politica? Beh, ci sono tante decisioni che si prendono e che col senno poi si sarebbero prese in maniera diversa. Io sono il primo a dire che non credo esista persona che non abbia sbagliato. Io sono una persona, è fisiologico che sbagli. Il problema non è quello di fare sempre le cose giuste, è di sbagliare il meno possibile e di essere assolutamente sereni e convinti nel momento in cui si prende una decisione di averla presa nella maniera più giusta possibile. Poi il senno di poi molte volte attesta che si è sbagliato. Io sicuramente ho sbagliato. Tanti le rinfacciano le posizioni prese sul caso Ruby. No, quella decisione è stata assolutamente giusta, secondo me, perché i tanti che parlano non conoscono le carte processuali. Le carte processuali erano assolutamente univoche, confermavano che la ragazza si era qualificata come tale a tutte le sue amiche, che le sue amiche avevano parlato con il presidente Berlusconi, che come tale si era qualificata, cioè come nipote di Mubarak si era qualificata ai suoi ex datori di lavoro, che come tale si è qualificata nella stessa serata in cui era stata presa dalla questura di Milano. Il presidente Berlusconi, che era a Parigi, evidentemente aveva il convincimento che questa ragazza potesse essere parente del leader egiziano. Non c'era spazio, tempo per fare accertamenti per via diplomatica, bisognava intervenire immediatamente, è intervenuto con il convincimento che ci potesse essere quel legame di parentela. Io credo che si tratti di una cosa che sosterrei in ogni sede dal punto di vista processuale, anche dal punto di vista parlamentare. Credo che il tempo confermerà che quella vicenda non porterà ad alcuna ipotesi di reato per la quale venga condannato il presidente Berlusconi. Qui non ci sono problemi di prescrizione, perché la prescrizione finisce nel 2026, mi pare poco più poco meno, quindi c'è tutto il tempo per fare bene un processo e per accertare che quell'iniziativa giudiziaria è stata effettivamente frutto di una pressione, secondo me, assolutamente ingiustificata.